Sì, siamo contenti, era una partita difficile con molte insidie, abbiamo avuto la giusta mentalità, la giusta cattiveria e quindi siamo contenti di essere riusciti a portare a casa i 3 punti. Guarda, vista dal campo questa Lazio sembra davvero autoritaria, è vero, ha fatto soltanto un gol, ha sbagliato anche molto, anche l'Atalanta ha avuto le sue occasioni, però sembra da non soffrire tanto l'avversario, è così? Sì, sono d'accordo, almeno da dietro l'impressione è stata quella, è normale che lo abbiamo corsi, le 2 occasioni che hanno avuto tu per tu erano in fuorigioco, quindi le altre sono state un calcio piazzato e un'altra punizione che la palla è sfilata e sono andato a chiudere su non mi ricordo chi che era defilato, quindi abbiamo fatto un'ottima pressione sia a livello difensivo che a livello di squadra, quindi ci godiamo questo risultato. C'è una molta attesa, no, per questa Lazio di Mr. Petkovic, l'esordio in campionato dopo la partita con il Miura superata alla grande, tu vieni dalla Lazio di Reja che ha raggiunto anche dei buoni risultati, visto dal portiere, quanto è cambiata questa Lazio? Beh, è normale che ora è presto dirlo, abbiamo cambiato sicuramente metodi di lavoro, dobbiamo ancora migliorare tanto, il mister chiede un atteggiamento un attimino diverso, più propositivo e adesso dobbiamo, diciamo, mettere da parte questa ottima prestazione e cercare di rimettersi subito in discussione perché il campionato è ancora lungo e dobbiamo dimostrare ancora tanto. Senti, la parata più difficile ne fate uno su 12, allucinante. Anche se era gioco fermo. Sì, era gioco fermo, quindi non conta. Senti, una cosa, a che percentuale è questa Lazio? Possiamo dire che Petkovic nell'ultima partita con il Mula ha detto non è ancora la mia Lazio, no? Quale percentuale vi attestate? Sarà dal 60, 70? Che potete dire? Sinceramente non sono bravo a fare percentuali. È normale che oggi mi ha dato un segnale che ci siamo. Magari poi la cosa non era così, abbiamo fatto sicuramente delle prestazioni meno positive in questo precampionato, però abbiamo mantenuto la giusta tranquillità e quindi niente, ora c'è solo da lavorare e mantenere questo atteggiamento. Senti, fermo restando che facciamo i complimenti anche a questa difesa, però sta arrivando Siani, no? L'ha confermato anche il DS Tare, quindi un nuovo puntello per la difesa. La Lazio, secondo te, in questo gruppo di squadre importanti con il Milan che si è un po' depotenziato, dove la piazzi quest'anno? Ma sicuramente siamo lì a giocarsela con le prime, adesso resta dire dove, però l'anno scorso ci è sfuggito il 3° posto per pochissimo e quest'anno cercheremo di fare meglio dell'anno scorso. Sappiamo che non è facile perché riconfermarsi è sempre difficile, però ce la metteremo tutta per cercare di arrivare a questo obiettivo che sarebbe grandioso. Senti, personalmente questa cartolina a Prandelli gliel'hai spedita? Ma sinceramente non voglio neanche più parlarne, vediamo. Non rientrare nei piani del CT. È un grosso peccato.